Buonasera, bentornati a Focus Verona Economia. Dopo una pausa estiva riprendono gli appuntamenti del giovedì sera su Radio Adige TV, puntate dedicate a temi di attualità, economia, politica, finanza. Verona proprio in questo momento sta ospitando un evento importantissimo, il cosiddetto G7 delle Camere Basse, all'interno del programma più ampio del G7 italiano. Infatti Lorenzo Fontana, presidente della Camera, nonché ovviamente veronese di origine, ha fatto di tutto per portare questa manifestazione qui nella nostra città, che segue un po' ciò che è già successo a marzo con il G7 dell'economia, dove a tirare le fila quella volta fu il ministro Urso. Ma andiamo nel dettaglio, andiamo a vedere già sul nostro portale Daily. Abbiamo annunciato oggi questo G7 Parlamenti a Verona, abbiamo delineato tutto il programma. Ricordiamo che prende il via proprio oggi e fino a sabato è la 12ª edizione degli Speakers Meeting, riunione dei presidenti delle Camere Basse del G7. Presente, proprio ha parlato pochi minuti fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Castelvecchio, ma ci sono anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che prende parte a questo appuntamento imperdibile, e ovviamente il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Dal 5 al 7 settembre un evento che verterà, lo vediamo, su temi quali la politica internazionale, la sicurezza, lo sviluppo, l'intelligenza artificiale. Qui sul sito Daily, il programma, oggi pomeriggio si sono succedute alcuni incontri bilaterali tra vari rappresentanti esteri, dopo vedremo chi sono, e fino all'arrivo pochi minuti fa appunto del capo dello Stato al Museo di Castelvecchio con la cerimonia di apertura, la riunione dei presidenti e quant'altro. Domani la giornata clou inizierà alle 8:30 al Palazzo Scaligero, Palazzo del Podestà, incontro bilaterale tra Lindes Holley, speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito, ma poi vedremo insomma che ci saranno altri interventi importanti, li vedremo tra poco, e fino ad arrivare all'indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati Fontana, previsto per attorno alle ore 10. Durerà tutto il giorno, ci saranno delle sessioni private, la stampa seguirà sui canali ufficiali del Quirinale, Rai, tutti gli interventi, con la possibilità di partecipare anche a delle conferenze stampa di riepilogo dei vari tavoli, e il tutto si concluderà attorno alle 16:30 con l'adozione della dichiarazione finale della 12ª riunione dei presidenti delle Camere Basse dei paesi membri del G7. È stato ovviamente stilato un piano sicurezza importante che ha visto coinvolti vari corpi dello Stato, delle forze dell'ordine, della polizia locale, e tutto è stato previsto un po' con le prove generali che sono state fatte anche in occasione del primo G7, dell'arrivo del Papa il 18 maggio. E qui vedete la zona della città che è stata in qualche modo blindata, anche se non militarizzata come ha voluto sottolineare il prefetto. Vedete insomma che ci sono delle aree ben definite in cui ci sono delle evidenti limitazioni al traffico e anche alla possibilità di girare liberamente per questioni di sicurezza. Dicevamo, c'è anche un portale dedicato a questo evento, lo vediamo subito, è un portale ufficiale della Camera, dove il presidente Fontana ha messo questa dichiarazione: i parlamenti rappresentano i popoli, le soluzioni comuni e condivise, anche se soprattutto alle crisi, passano dai parlamenti e dal confronto tra le rappresentanze. Questo è il ruolo centrale, che oggi è più che mai decisivo di fronte alle sfide complesse che il mondo ci pone. Dalla diplomazia parlamentare può inoltre nascere un nuovo impegno comune per la pace, che deve essere l'obiettivo di tutti. Ma vediamo anche graficamente, senza entrare nel dettaglio, le tre sessioni che faranno parte dei tavoli di lavoro di domani, 6 settembre. La prima, sicurezza e sviluppo, nuovi equilibri geopolitici, accesso alle risorse strategiche. Evidentemente è tempo di guerra, alle porte dell'Europa ci sono equilibri molto fragili anche per l'approvvigionamento delle principali risorse, e quindi bisogna trovare dei punti di equilibrio molto
solidi e lungimiranti e perduranti, insomma, nel tempo. Si affronterà anche il tema del flusso migratorio, il G7 per l'Africa nella sessione 2 e il Mediterraneo, le sfide comuni della stabilità e della crescita. Infine, la sessione numero 3, l'intelligenza artificiale, cybersicurezza e tutela degli interessi nazionali, il ruolo dei parlamenti nella transizione digitali. Vediamo qui nella ulteriore grafica chi sono i presidenti partecipanti. Dicevamo Lorenzo Fontana, dal Canada Greg Fergus, dalla Francia Eyal Braun-Pivet e dal Gran Bretagna Lindsay Hawley, dagli Stati Uniti Mike Johnson, dalla Germania Barbel Bass, dal Giappone Fukushiro Nukaga e poi la presidente Roberta Metsola e invece ospiti, osservatore dall'Ucraina Ruslan Stefanchuk e dalla Tanzania Tulia Axon. Questi sono i principali ospiti e protagonisti del G7 che appunto si alterneranno e parteciperanno ai tavoli, ricordiamo, a porte chiuse. Infine, insomma, lo vediamo qui, cos'è il G7, una breve cronistoria, un appuntamento che vuole promuovere la dimensione parlamentare nei principali paesi. È nata nel 2001 questa manifestazione, pensate, su impulso dell'allora presidente della Camera dei Deputati italiana, onorevole Luciano Violante, e portato avanti nel tempo con sedi ovviamente annuali che si alternano in occasione del G7. L'anno scorso questo appuntamento si è tenuto a Tokyo, in Giappone. Ma veniamo un po' a noi. La puntata Focus Verona Economia prende spunto dal G7, da queste grandi macro tematiche importanti, per vedere assieme ad alcuni onorevoli parlamentari, deputati, senatori e anche europarlamentari di fare dei ragionamenti su queste macro tematiche e non solo, anche con uno sguardo sul territorio, perché in Veneto si parla già di amministrative, di regionali, scusate, 2025, si parla a Verona di amministrative 2027, anche se è in là come appuntamento, oltre a chiaramente ai temi principali che riguardano l'Italia e l'Europa. E allora partiremo con delle interviste qui in studio con alcuni dei principali protagonisti della politica italiana, ovviamente protagonisti veronesi. Partiremo con l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia, dopo di lui Flavio Tosi, europarlamentare di fresca nomina di Forza Italia. Ha preso il posto suo l'onorevole Paola Boscaini, che sarà presente qui dopo Flavio Tosi, infine il senatore Paolo Tosato della Lega e a chiudere Aurora Floridia di Alleanza Verdi e Sinistra, che ci racconterà diverse cose che riguardano l'ambiente, tema su cui è specializzata. Quindi spazio alla pubblicità e poi iniziamo questa maratona, queste interviste per capire di più e meglio su cosa si sta orientando la politica e soprattutto su cosa sta cercando di fare per trovare delle soluzioni. Radio Adige Show. Organizza il tuo evento personalizzato nelle piazze più belle d'Italia, con DJ set, live band e con le scenografie più spettacolari del momento. Tutto in diretta TV. Prenota ora la tua data. Radio Adige Show. Ed eccoci rientrati in studio dopo la premessa, il lancio di questo speciale Focus Verona Economia. Iniziamo ad ascoltare le voci dei primi ospiti, anzi del primo ospite. Diamo il bentornato a Paolo Borchia, eurodeputato della Lega. Bentornato, onorevole. Eccoci, ben ritrovati, grazie per l'invito. Bentornato perché, insomma, lei è stato riconfermato al Parlamento europeo durante le ultime elezioni. Congratulazioni intanto. Grazie di cuore. E ne approfittiamo perché nel G7, il tema di questa sera che si sta svolgendo proprio in queste ore a Verona, si parla nella prima sessione in particolare di sicurezza e sviluppo, nuovi equilibri geopolitici e accesso alle risorse strategiche, un tema che per vari motivi la vede molto preparato, visto che anche nella passata legislatura ha avuto dei ruoli importanti in commissione chiave, tra cui quella infrastruttura, energia, eccetera. Ma prima di arrivare a questi temi,
Dobbiamo dire che del suo stesso partito è il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che lei conosce molto bene, avendo condiviso anche delle esperienze in Europa con lui, e è grazie anche a lui se abbiamo questo grande evento nella nostra città. Sì, ma allora, sapete come la penso? Io credo che la nostra città si debba abituare a pensare in grande, per cui insomma anche nella scorsa legislatura, attraverso alcune iniziative, attraverso la presentazione di Vinitaly, attraverso ad esempio la celebrazione del centenario del Festival in Arena all'interno del Parlamento Europeo, ho cercato di contribuire nel mio piccolo per dare più respiro internazionale a questa città. Per cui quando ho appreso che il G7 delle Camere si sarebbe tenuto a Verona, chiaramente sono stato molto molto contento, anche perché è un'iniziativa che va nella direzione che auspico, ma soprattutto poi ci fa capire quello che è il valore per una città come la nostra di avere un profilo come Lorenzo Fontana, un profilo che è riuscito ad essere eletto presidente della Camera, terza carica dello Stato, ma soprattutto è un profilo molto attaccato alla nostra città, per cui credo che il G7 a Verona rappresenti una straordinaria opportunità non solo per la nostra città ma anche per la nostra comunità. È una vetrina internazionale di primissimo piano, ci saranno operatori di stampa che arrivano da ogni parte del mondo, per cui veramente io mi auguro che questa iniziativa, che inizierà fra pochi giorni, veramente possa rappresentare il palcoscenico che la nostra città merita. Lo merita la nostra città, lo meritano i veronesi. Torniamo agli equilibri geopolitici, sappiamo che ci sono appunto delle situazioni già da tempo abbastanza delicate, critiche, due guerre alle porte dell'Europa, economie che insomma sono altalenanti e soprattutto sta emergendo il tema energetico, fino a qualche tempo fa di grande attualità, ma anche di approvvigionamento delle risorse, temi dicevamo che lei ha trattato proprio anche nelle varie commissioni nonché in aula. Sì, domanda molto centrata e molto di attualità questa, ma purtroppo noi abbiamo un po' il difetto che a volte tendiamo a dimenticarci quello che è l'impatto della questione energetica. Il nostro paese purtroppo negli ultimi 30 anni è stato eccessivamente latitante dal punto di vista delle politiche energetiche. Siamo un paese che a livello di materie prime non è ricchissimo e quindi questo diventa un problema nel momento in cui l'economia è fortemente caratterizzata dalla manifattura. Quando c'è manifattura, quando c'è impresa, quando c'è industria, però serve l'energia, per cui da questo punto di vista, senza preconcetti ideologici, ma tenendo la barra dritta per quanto riguarda l'attualità, per quanto riguarda i numeri, per quanto riguarda i limiti e le potenzialità, non possiamo dimenticare che ad esempio il versante nord dell'Africa rappresenta un hub potenzialmente importantissimo, con una potenzialità devastante per quello che può essere il futuro delle politiche energetiche. Attenzione, non soltanto in Italia, ma a livello comunitario, perché pensiamo ad esempio quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, tra le prime misure che l'Unione Europea ha scelto di adottare c'è stato il divieto, il ban dall'importazione degli idrocarburi dalla Russia, quindi il petrolio, quindi il gas. Al momento uno dei prodotti alternativi, uno dei beni succedanei, come si dice in economia, al gas è rappresentato all'idrogeno, idrogeno per il quale attualmente non esiste un mercato. Allora, visto che l'Unione Europea ha indicato una via che vede nell'idrogeno verde, quindi nell'idrogeno realizzato da energie rinnovabili, una delle fonti energetiche maggiormente strategiche per il futuro, attenzione che nel Nord Africa abbiamo una grossa potenzialità che verosimilmente si potrebbe sintetizzare in parchi fotovoltaici di dimensione importante, con una capacità di generazione molto importante, che poi sarebbero in grado di collegare il Nord Africa con l'Italia, che a questo punto diventerebbe un hub di primaria importanza per quello che è l'approvvigionamento di tutta Europa. Ecco, questa è un'idea che condivido con voi, però il G7 serve anche per fare dei passi in avanti su questo tipo di riflessioni.
Assolutamente, uno dei temi che magari non sarà così centrato nel G7, ma di cui lei è molto a conoscenza, anche quello infrastrutturale, insomma, sia a livello europeo che a livello nazionale, tra alta velocità, altre infrastrutture minori, insomma, è da anni che si sta cercando di investire con tempi non sempre certi, però si va nella direzione di investimenti in tal senso, perché sappiamo che l'economia corre anche su le reti ferroviarie, su le reti autostradali, ha seguito il caso del Brennero anche nello specifico, quindi anche su questo bisogna sempre tenere alta l'attenzione. Sì, assolutamente, ma il tema infrastrutturale è strettamente legato sia all'economia che alla vivibilità dei veronesi, la vivibilità delle nostre comunità, anche perché io non sono particolarmente paziente alla guida, lo confesso, però tutto il tempo che passiamo in più alla guida è il tempo che andiamo a sottrarre ad altre attività, per cui da questo punto di vista il lato infrastrutturale ha un peso che definirei magari molto più superiore rispetto a quello che ci aspettiamo. Poi, al di là di questo, negli ultimi anni però abbiamo visto che i prezzi sono aumentati per effetto dell'aumento delle materie prime, per effetto del fatto che purtroppo c'è un delta importante per quanto riguarda i prezzi che vengono applicati nella realizzazione delle opere pubbliche rispetto ad esempio a quanto viene commissionato dai privati. Ecco, questo è un tema sul quale bisognerà lavorare nei prossimi anni. Ciò premesso, il completamento del tunnel del Brennero chiaramente ha subito dei ritardi, per una volta non a causa di mancanze da parte italiana, ma per un pasticcio che è stato fatto dall'Austria su un lotto funzionale nel versante al di là del confine. Però al di là di questo, la nuova infrastruttura con una pendenza minore andrà rispetto all'attuale, andrà innanzitutto a decongestionare le nostre strade, perché le merci potranno arrivare al Brennero attraverso un'intermodalità, attraverso l'utilizzo di treni, ma soprattutto i tempi di percorrenza andranno ad essere più brevi, per cui da questo punto di vista ci sarà un risparmio di tempi, mi auguro anche un risparmio a livello economico, ma soprattutto, viste anche le caratteristiche dell'autostrada del Brennero, insomma, togliere qualche camion qua e là penso che sia un obiettivo realistico, un obiettivo perseguibile, però è un obiettivo del quale abbiamo bisogno. Senta, prima di passare un po' al territorio locale, regionale, veronese, sempre rimanendo in tema Europa, ha fatto in tempo a risalire a Bruxelles e a Strasburgo, insomma, che aria si respira in questa ripartenza con ovviamente anche volti nuovi, no? Rispetto alla passata legislatura. Ma l'atmosfera è quella un po' del primo giorno di scuola, assolutamente. Poi, insomma, questi sono giorni caldi dal punto di vista della composizione della nuova Commissione europea. C'è stata qualche polemica, perché qualcuno dice ci sono troppi uomini, ci sono poche donne, però oggettivamente, specialmente per i paesi più piccoli, non è proprio elementare riuscire a trovare dei profili che possano rivestire con competenza, con esperienza, il ruolo di commissario europeo, per cui insomma diciamo il clima è un po' questo. Poi è stata fatta una scelta che io personalmente non ho condiviso politicamente, che è stata quella di riconfermare la signora von der Leyen, sostenuta da una maggioranza del Partito Popolare Europeo e di tutti i gruppi che stanno alla sua sinistra, quindi socialisti, liberali e verdi. Tanti auguri, buon lavoro, dal nostro punto di vista comunque porteremo avanti un lavoro che sarà un lavoro di opposizione, ma sarà un'opposizione con tante idee, con tante proposte. Poi a me il termine opposizione costruttiva non piace particolarmente, perché spesso è abusato, i termini abusati poi iniziano a diventare vuoti, però diciamo dal punto di vista delle proposte, delle idee, dei contenuti, idee ne abbiamo tante, soprattutto cercheremo di declinarle per poi vedere i risultati sul nostro territorio. A proposito di nostro territorio, ci spostiamo, lei ricopre anche il ruolo di segretario provinciale della Lega, sappiamo che ci sono appuntamenti prossimi, dalle regionali del 2025 alle amministrative per Verona del 2026, che vabbè è ancora un po' in là, però tra l'altro 2026 c'è anche tutto il tema olimpico, insomma c'è da fare anche qui in casa nostra, onorevole. Dal punto di vista, ecco, delle regionali, sappiamo che il terzo mandato per Zaia probabilmente non arriverà e la Lega si sta, diciamo, sta rivendicando anche il suo patrimonio di voti, la sua storia,
cercando di trovare un compromesso con Fratelli d'Italia e Forza Italia, che vorrebbero anche loro schierare un loro capitano. Ma sì, ma adesso io molto concretamente penso che bisogna badare al sodo, bisogna badare ai contenuti, anche perché io quando vado nei mercati, quando giro per strada, quando visito le aziende o quando mi confronto con gli amministratori, comunque sento tante richieste di soluzioni, per cui diciamo che non sto sentendo parecchio calore per quanto riguarda gli eventuali nomi. Adesso, se noi guardiamo la realtà, chiaramente per quanto riguarda il mio giudizio, ma mi sembra sia stato anche il giudizio del 76% degli elettori veneti nel 2020, il lavoro fatto da Luca Zaia è stato un lavoro egregio. Adesso noi siamo pronti ad entrare nelle ipotesi, se ci sarà la possibilità di un'ulteriore estensione di mandati, che francamente adesso pare complicata, però se ci sarà questa possibilità, comunque credo che il candidato migliore lo avremmo già. E se diversamente la normativa ci imporrà di cambiare candidato, allora poi agiremo di conseguenza. Però adesso più che impiccarsi sui nomi, penso che vada fatta una riflessione su come vogliamo il Veneto nei prossimi anni, anche perché da un lato riceveremo un'eredità, quella di Luca Zaia, molto pesante dal punto di vista amministrativo, perché chiaramente non si riesce mai ad accontentare tutti quanti. Sono stati degli anni complicati dal punto di vista della gestione della pandemia, certo, con tutte le ripercussioni che poi abbiamo visto negli anni successivi sulla gestione del sistema sociosanitario, per cui abbiamo contezza, abbiamo consapevolezza che questi sono ambiti sui quali bisognerà mettersi a lavorare, per cui fondamentalmente il tema è questo: concretezza, trovare gli interpreti migliori. Poi insomma, per quanto mi riguarda, se guardo a casa mia, penso che la Lega qualche bel profilo lo potrebbe esprimere. Anche perché c'è da portare avanti tutto il tema dell'autonomia, insomma, che è centrale. Assolutamente, ma ecco, grazie per l'assist, ma è centrale non per il futuro politico della Lega. Sgomberiamo il tavolo dagli equivoci, certo. Il tema dell'autonomia è una battaglia di efficienza, è una battaglia di ammodernamento, è una battaglia di equità. Ricordiamoci, 2017, il 22 ottobre, 2.328.000 veneti si sono espressi in maniera inequivocabile, per cui questo non è l'elettorato strutturale della Lega, anzi, magari dico io, però oggettivamente se così tanti veneti, elettori dei diversi schieramenti politici, si sono espressi in questa direzione, comunque è giusto che la volontà popolare sia ascoltata, è giusto che questo territorio diventi un territorio delle opportunità, e lo può diventare soltanto se la gestione del livello decisionale si riavvicina al Veneto. In conclusione, onorevole, sempre sul territorio, questa volta provinciale, dicevamo 2026, appuntamento ancora abbastanza distante, però il centrodestra dovrà lavorare per trovare una sintesi, per cercare di tornare a governare con un proprio rappresentante la città di Verona. Sì, andremo al 2027. 27, vero, 27, ragione, sì, 27. Concedeteci un anno in più, un di anno lavoro. In più. Questo 2026 delle Olimpiadi ci sta un po'... Ha cannibalizzato il dibattito, no? scherzi a parte, no? sulle prossime amministrative. Chiaramente adesso politicamente manca un'era geologica, il che non implica però che non ci si debba preparare per dare delle risposte diverse ai veronesi rispetto a quelle che stanno ricevendo adesso, insomma, con tutto il rispetto, certo, dovuto per il lavoro della Giunta Tommasi, anche perché, attenzione, amministrare una città come Verona non è facile per nessuno, però diciamo che dal punto di vista della gestione viabilistica, della gestione delle opere, dal punto di vista soprattutto della sicurezza e del decoro, diciamo molto umilmente che io personalmente avrei un'idea diversa della Verona del futuro, per cui chiaramente una Verona diversa si ottiene con degli strumenti che diventano poi amministratori che hanno esperienza, hanno capacità di dialogo con la città, con il territorio, e poi soprattutto che abbiano la capacità di amministrare e farlo bene. Quindi forse bisognerebbe passare dalle brave persone alle persone brave, se mi consentite. Ultimi 30 secondi, dicevamo prima, tema olimpico, una grande occasione, sì, per Verona, sarà sede cerimoniale, però ecco, bisognerà lavorare anche in vista di questo appuntamento, perché è un'occasione unica. È un'occasione unica, sono treni che passano una volta sola nella vita, può
poi per quanto riguarda gli ambiti di mia competenza, vale a dire quello dei trasporti e delle infrastrutture, chiaramente mi piacerebbe vedere una Verona maggiormente connessa con il resto d'Europa per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, per quanto riguarda la TAV. Chiaramente i tempi sono più lunghi, però insomma con la TAV ci ritroveremo un'opera che per il decongestionamento del traffico del futuro sarà fondamentale. Però per quanto riguarda l'aeroporto, veramente ci terrei, anche in vista del completamento del progetto Romeo, che non si limitasse a diventare una cattedrale nel deserto, o peggio uno scalo, un'infrastruttura, un'aerostazione nuova ma con pochi collegamenti. Grazie all'onorevole Borchia per questo aggiornamento, per essere tornato nei nostri studi, e ci sarà sicuramente un'occasione anche a breve. Grazie ancora. Risentirci, grazie. Pubblicità, torniamo tra poco. È arrivato in edicola lo speciale Verona Economia Sviluppo Infrastrutture. Scopri tutto sui Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e l'impatto che avranno sul territorio veronese. All'interno una rassegna dei principali progetti infrastrutturali già in corso, fondamentali per la crescita e lo sviluppo della provincia scaligera. Non perdere questa edizione a soli 3,50 €. Corri in edicola! Ben rientrati in studio, parliamo di G7, questa puntata del Focus Verona Economia utilizza anche questo grande evento che interessa la nostra città per tornare a parlare di temi che riguardano la politica, l'attualità e, perché no, anche l'Europa. Diamo il benvenuto a Flavio Tosi, per la prima volta qui negli studi di Verona Network, da europarlamentare. Bentornato. Grazie a voi. Europarlamentare di Forza Italia, ha fatto già una prima seduta plenaria a luglio. Che aria si respira a Tosi in Europa? Ma un'aria più tranquilla, devo dire, cioè, rispetto agli scontri talvolta molto vivaci che abbiamo visto nel Parlamento nazionale. Là c'è comunque una maggioranza e una minoranza, anzi in maniera forse anche più netta, cioè là o stai nella maggioranza come il PPE Forza Italia o sei fuori dalla maggioranza e non tocchi palla. Ma in aula i rapporti sono, passiamo al termine, civili, nel senso non ci sono aggressioni verbali, dibattito in modo anglosassone, ecco, quindi un dibattito molto pacato, sereno, sulle posizioni diverse, tempi contingentati, lavoro molto più regolare, perché in Italia in tutte le assemblee, che sia in comune, in provincia, in regione e in Parlamento, i tempi non sono sempre certi. E invece là i tempi sono contingentati, certo, un modo di lavorare più preciso, direi, rispetto al nostro. Ecco, mi permetta questa espressione, lei è una macchina da voti, lo sappiamo. Quando si è candidato alle elezioni europee, in pochi credevano che, qualora poi ce la facesse, effettivamente lasciasse il posto di deputato a Roma per andare in Europa. Ha spiazzato molte persone. Come mai questa scelta? Ma diciamo che all'inizio in effetti il pensiero non era appunto quello di andare là. Si pensava di poter essere eletti, quello sì, però il pensiero era di rimanere a Roma, tant'è che il sottoscritto ha fatto la campagna elettorale sul Veneto, nel senso è andato fuori Veneto, il collegio è Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Sono andato una sola volta in Emilia Romagna, un'ora per dire, perché c'è un amico che mi ha chiesto di fare un passaggio là, perché appunto mi sono concentrato sul Veneto, perché l'obiettivo non era quello dei voti per le europee, ma ovviamente era finalizzato alle prossime regionali e a sfide territoriali. Dopodiché il risultato che ha fatto Forza Italia in questo collegio, perché Forza Italia fra tutti i collegi è cresciuta in termini di voti e in percentuale anche rispetto alle precedenti europee solo nelle isole e nel nord-est. Nel nord-est a farla da padrone come risultato per Forza Italia è stata il Veneto, perché le altre regioni sono rimaste praticamente tutte ferme, anche le altre regioni del nord in generale. Quella che è salita in gringola di più è stato il Veneto. E quindi dire ai nostri elettori e ai nostri dirigenti, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto un grande risultato anche come Forza Italia rispetto al panorama circostante, dire il Veneto rinuncia al suo eurodeputato, perché dopo di me non è arrivata o è arrivato un Veneto, una Veneta, ma è arrivata una esponente, un'amica, ma friulana. E quindi dire anche ai nostri del Veneto, guardate, rinuncio col lavoro che abbiamo fatto e il Veneto perde il suo eurodeputato di Forza Italia, quindi insomma è stata una scelta, direi, buona per il territorio. Ecco. Tanti voti in Veneto per Forza Italia, anche per questo vi sentite legittimati, insomma, di rivendicare un ruolo importante alle prossime elezioni regionali del 2025. Il ministro Tajani, leader di Forza Italia, ha fatto proprio il suo nome.
Beh, perché come è sempre stato, ovviamente c'è chi è più forte, in questo caso Fratelli d'Italia, ma ci sono anche gli altri partiti di maggioranza. E dicevo come è sempre stato, quando c'era l'ADC col PSI, quando c'era Forza Italia, molto più forte di Fratelli d'Italia anziché di Alleanza Nazionale, comunque tutti hanno il loro spazio. Su 20 regioni italiane è chiaro che non sono tutte espressione, non saranno tutti candidati espressioni di Fratelli d'Italia, ma non è che uno che è il più forte ne porta a casa 20, ma in base ai pesi Fratelli d'Italia normalmente su 20 regioni dovrebbe avere più della metà dei candidati, perché è giusto che sia così, però nelle altre, in alcune altre ci possono essere candidature di Forza Italia o candidature della Lega, e quindi Antonio Tajani ha puntato sulla prossima tornata sul Veneto per Flavio Tosi. Dopodiché si vedrà, si siederanno al tavolo lui, Salvini e Giorgia Meloni, e lì decideranno chi si candida in Veneto, chi si candida in Puglia, chi si candida in Campania, chi si candida in Toscana, chi si candida il migliore esponente nelle varie regioni. Ecco. Senta, a proposito di Salvini, lei ha preso una posizione molto netta nei confronti di Vannacci, che è l'uomo Salvini, insomma l'ha candidato lui, ha ottenuto tanti voti, però questa scelta ha diviso anche all'interno della Lega molti dei leghisti doc e anche leghisti un po' più giovani, che non si trovano perfettamente d'accordo su questa scelta. Beh, diciamo che Vannacci, io sono stato in Lega 25 anni e la Lega la conoscevo e la conosco ancora molto bene, Vannacci è un po' il contrario di quella che è la storia della Lega, perché lui adesso dice che è per autonomia, ma per indole è un centralista statalista, quindi non è per l'autonomia, è una persona non di destra, ben più in là della destra, perché io ho visto qualche sera fa un film sul Ku Klux Klan. Le cose che dice Vannacci non sono lontanissime alle tesi di quelli del Ku Klux Klan, la questione della razza, del colore della pelle, addirittura lui ha insomma parlato non benissimo dei ragazzi disabili nelle scuole, cose del genere, quindi ecco, dice delle cose secondo me inaccettabili, e per quello che è sempre stata la storia della Lega, quindi un partito di persone moderate, di buon senso, amministratori, le posizioni di Vannacci sono parecchio diverse da quelle della storia della Lega. L'impressione che Salvini, giocando in termini su Salvini, lui ha fatto un conto, devo dire, strategicamente intelligente. Se non aveva Vannacci prendeva il 7%, le europee con Vannacci ha preso il 9%. Sì, pokeristicamente ha fatto un all-in e in questo caso, almeno per il momento, gli è andata bene, poi si vedrà in futuro. Senta, per quanto riguarda la regione, abbiamo capito, c'è il suo nome, lei però non rinuncia mai nemmeno al sogno di poter fare di nuovo il sindaco di Verona, nel 2026 poi allora, si parlerà anche di quello. Rimane sempre il sogno, anche perché io sono stato quasi 30 anni in consiglio comunale, 10 da sindaco e 20 da consigliere, quindi... Adesso, siccome le cose non arrivano tutte assieme, per fortuna, certo, perché arriva prima la regione e poi il comune di Verona, vediamo cosa. Io mi rimetto al partito, adesso sono un uomo di Forza Italia, Forza Italia decide. Se Forza Italia riesce a portare a casa la candidatura per governatore, è ovvio che fai quello, e devo dire che pensando alla provincia, pensando alla nostra città, pensando al territorio, riportare il governatore a Verona non sarebbe affatto una brutta cosa, anzi sarebbe un riequilibrio dopo più di 40 anni che il presidente della regione è nella parte orientale del Veneto. Quindi se per caso invece ci fosse l'opportunità di tornare a fare sindaco, tutti sanno che insomma lo farei non volentieri di più. Tra l'altro l'unico presidente veronese, se non sbaglio, fu il primo, e fu Tomelleri nel 70, poi ovviamente da lì mai più il Verona ha avuto un esponente alla presidenza della regione. Chiudiamo su un appuntamento importante come quello delle Olimpiadi, a proposito del 2026. Mm-hmm. Lei è stato sindaco di Verona, sa quanto valgono questi eventi. È un'occasione per giocare bene alcune carte, anche a livello organizzativo? Può funzionare da stimolo per riattivare certe dinamiche cittadine? Sì, l'importante appunto è saper cogliere l'opportunità e gestire bene i cantieri e i tempi e le risorse a disposizione. Perché io vedo quello che è successo fino adesso a Cortina, che non è Verona, a Cortina sulla pista da bob, ha fatto un casino e quasi andavano fuori termine. La viabilità fondamentale per Cortina non la finiranno mai per tempo. Quindi hanno una serie di criticità che stanno venendo fuori rispetto a quello che si doveva realizzare. Noi abbiamo da mettere a posto l'arena, mettere a posto vuol dire renderla fruibile per i disabili, renderla fruibile non mettendo delle cose, ma mettendo delle cose da arena di Verona. E quindi c'è un'opportunità molto importante
importante per la città di avere una vetrina internazionale, ovviamente che non è solo mettere a posto l'arena, vuol dire anche promozione, tutto quello che puoi fare intorno a quell'evento per cercare di promuovere la città a livello internazionale. Quindi c'è una grande opportunità, speriamo venga colta nei tempi e nei modi giusti. Senta, chiudiamo con una parola su Paola Boscaini, visto che l'ha sostituita a Montecitorio, insomma era seconda, no? Era la prima dei non eletti e ha raccolto un testimone importante. Beh, anche una persona che come Flavio Tosi è stata sindaco, Paola, anche lei è stata, quindi, ed è stata ed è un'amministratrice locale di lungo corso, vice direttore di Cattolica Assicurazione e altri ruoli di dirigente sempre a livello molto alto nel mondo assicurativo, donna e una persona insomma di grande capacità ed esperienza. Flavio Tosi era in commissione trasporti infrastrutture, Paola Boscaini va in commissione trasporti infrastrutture, quindi quel legame sul territorio. Io fra l'altro in Europa sono in commissione ambiente ma anche in commissione trasporti, e quindi diciamo c'è una filiera molto interessante per Verona, perché sappiamo insomma che il mondo dei trasporti, della logistica, le infrastrutture per Verona è fondamentale, e quindi insomma con Paola potremo lavorare molto bene nell'interesse del territorio. Grazie a Flavio Tosi per questi aggiornamenti importanti, noi torneremo sicuramente ad averla qui ospite nei nostri studi. Certamente. Intanto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. E noi lasciamo spazio adesso a un piccolo spot pubblicitario e torniamo più tardi con fra pochissimo con un nuovo ospite. Pantheon, lo storico e unico magazine gratuito di Verona. Attualità, cultura, eventi, curiosità, interviste e storie vere che rendono Verona protagonista. All'inizio di ogni mese, cerca la tua copia gratuita nei 1500 punti distribuzione di Verona e provincia. E se è andato a ruba, sfoglialo online su www.giornalepantheon.it. Eccoci di nuovo qui negli studi di Verona Network. Abbiamo ascoltato poco fa le parole dell'europarlamentare, neo eurodeputato Flavio Tosi, che ha lasciato, dicevamo, il testimone a Paola Boscaini, e le diamo il benvenuto perché è qui in studio con noi. Benvenuta onorevole. Grazie, grazie dell'invito, siete sempre molto gentili. Ah sì, figuri, è un piacere averla qui, perché come dicevamo prima con Flavio Tosi è arrivata questa chiamata. Ricordiamo, lei la prima dei non eletti durante diciamo le votazioni per diciamo le elezioni nazionali, e è arrivata adesso l'occasione di sedere a Montecitorio. Allora ci dica un po' l'emozione che ha provato innanzitutto entrando per la prima volta in quest'aula, che per chi non c'è stato, io ho avuto la fortuna di un passaggio di averlo fatto da giornalista, è meravigliosa. Sì, è una bellissima aula, devo dire che io l'avevo già vista in passato, anni fa, quando lavoravo, per cui non ho avuto questa grandissima emozione, ho avuto soprattutto un po' di smarrimento, anche perché sono capitata lì che c'era da votare subito. Un decreto sulla una parte sulla giustizia, per cui poi a me piace anche capire quello che voto. E in quel giorno, il primo giorno di scuola, non sapevo bene cosa votavo, per cui ho avuto un po' di imbarazzo. Poi però ho cominciato a leggere e almeno cercare di capire quello che si fa, ed è veramente una bella esperienza, è un'esperienza arricchente, questo sì. Dicevamo con l'onorevole Tosi, in pochi avrebbero scommesso che lui confermasse il suo posto in Parlamento europeo. Lo abbiamo definito una macchina da voti, pensavamo che rimanesse a Roma, e invece ha fatto la scelta di andare a Bruxelles e a Strasburgo, insomma in Europa, e appunto dando questa opportunità a lei. E ha speso anche belle parole, come abbiamo sentito, nei suoi confronti, di stima professionale, e quindi penso che ci sia prima di tutto un bel rapporto, una bella amicizia, e dopo... Sì, c'è soprattutto un grande rapporto di stima con Flavio Tosi. Anch'io sentivo dire che mai Tosi andrà in Europa, ma secondo me lo conoscete poco. Chi lo dice lo conosce poco, perché lui è una persona che ci tiene molto a stare sul territorio e sa bene che in Europa ci sono dei giorni ben stabiliti per lavorare, per stare in aula, per cui andando in Europa lui riesce a stare molto di più sul territorio, perché la Camera invece è un po' più difficile perché ci sono dei tempi più lunghi.
lunghi, ma soprattutto ci sono tutte le settimane dove si è impegnati. Per cui credo che, anzi sono sicura che la sua scelta è stata determinata a questa. Ma poi c'è anche un altro motivo, che l'onorevole Tosi è una persona molto coerente. Lui ha preso un bel po' di voti a queste europee, sicuramente meno dell'altra volta, ma era un contesto completamente diverso. Certo. E per cui per Forza Italia ha preso veramente tanti voti e lui non voleva deludere chi lo ha votato. Per cui così. Chi ha pensato che non andrà mai in Europa, e lo sentivo anch'io, vuol dire che non conosce bene Flavio Tosi. Senta, veniamo invece anche alla sua commissione, perché si occupa e si sta occupando di infrastrutture, di trasporti. Sappiamo che è un tema caldissimo, fa parte anche di una previsione che riguarda la nostra città in vista delle Olimpiadi 2026, la nostra città tra TAV, linee ferroviarie, ma anche aeroporto. In particolare sta lavorando su questo ambito. C'è un progetto Romeo che è iniziato, ma il nostro aeroporto ha bisogno effettivamente di un grande rilancio. Sì, è la stessa commissione dove c'era l'onorevole Tosi e io sono rimasta in questa commissione. Devo dire che è una commissione importante e mi auguro di restare fino alla fine della legislatura, anche se so, mi dicono che a metà legislatura di solito si cambiano le commissioni, però vorrei essere presente in questa commissione perché ritengo sia importante per Verona. Prossimamente si parlerà del tema aeroporto, cioè c'è un piano nazionale degli aeroporti, ovviamente entra anche Verona, la nostra città. C'è Salvini ha anticipato che vorrà fare il collegamento tra aeroporto e lago. Credo che deve esserci una visione sistemica, che vuol dire ferrovia, aeroporto, aeroporto, lago, ma anche aeroporto entroterra, perché non dimentichiamoci che c'è l'area di Bussolengo dove vivo, che comunque non è certo un paese da non considerare. Bussolengo, Pescantina, che sono due luoghi molto importanti, e il lago, dove arriviamo con il lago, perché il lago ha 24 milioni di turisti. Il nostro aeroporto io credo che vada sviluppato molto, ha perso parecchio negli ultimi anni. Sappiamo che c'è stato l'ingresso dell'aeroporto di Venezia, che sicuramente qualche disagio lo ha procurato. Io credo che Verona debba acquistare un po' l'autonomia e un po' di indipendenza, perché Verona sta perdendo molto dal punto di vista economico. L'abbiamo visto con le banche e con le assicurazioni. La regione, e lo dico perché ho fatto il sindaco, ci ha sempre tenuto ai margini dell'impero. Io incrocio le dita e mi auguro davvero che Flavio Tosi possa fare il governatore di Verona per far recuperare la dignità che merita questa città. Da parte mia farò il possibile, soprattutto nella Commissione Infrastrutture e Trasporti, per dare visibilità alla nostra città. Ecco, poi al di là della commissione, se posso, certo, andare avanti, sì. Una delle prime cose per le quali mi sono attivata con il ministro Pichetto Fratin è il depuratore del lago di Garda. Ah, mamma mia. Perché abbiamo visto cos'è successo questa estate a Torri, 1500 persone in due giorni al pronto soccorso di Peschiera. Ora, se succede qualcosa in quel depuratore, noi perdiamo 24 milioni di turisti, il che vuol dire mettere a zero l'economia del lago, ma di tutto il territorio di Verona. Migliaia di persone che perdono il lavoro. Per cui io ho già preparato un'interrogazione al ministro e mi auguro che si trovino i soldi e che possiamo a breve fare una comunicazione ai sindaci, alle persone del territorio del lago di Garda, per far sentire che lo Stato c'è nel lago di Garda come ci deve essere. Il depuratore, così come tutto il collettore. Il collettore del lago di Garda, certo. È incredibile, certo. Abbiamo visto, insomma, e abbiamo sentito da più parti cosa succederebbe se ci dovessero essere delle perdite. Sarebbe
oltre al danno economico anche un danno ambientale enorme, quindi bisogna evitare. Tra l'altro sappiamo che anche ha portato la sua esperienza nel mondo assicurativo in una seduta particolare della Camera, dove si stava dibattendo di un emendamento specifico, dove, diciamo la verità, magari non c'era una preparazione così forte sul tema. Lei è stata, insomma, per anni ha avuto ruoli dirigenziali in una compagnia nota qui a Verona, assicurativa, ha potuto, insomma, possiamo giocare anche degli assi nella manica portando la sua esperienza diretta. Sì, tra l'altro proprio sulla mia nomina, se posso dire una cosa di contorno e di gossip, io e Flavio Tosi avevamo deciso di non divulgare la notizia fino a quando non eravamo certi che arrivava la sua nomina ufficiale in Europa. Invece è successo che Tajani, proprio all'Assemblea Nazionale dell'ANIA, ha dichiarato che dopo qualche settimana sarei entrata io e sarei stata il referente per il mondo assicurativo. Per cui si è scatenato di tutto di più. E recentissimamente, proprio il giorno prima che chiudesse la Camera, c'era un emendamento da parte della sinistra per una riforma del bonus malus che avrebbe portato veramente grave disagio a tutti i cittadini italiani, perché quando si fanno le proposte bisognerebbe anche capire che cosa vuol dire. La proposta che era stata portata in Parlamento avrebbe comportato che un cittadino al primo sinistro avrebbe dovuto pagare migliaia di euro. Ecco, lì ho avuto modo di spiegare il perché non era accettabile ed è andata bene. Ottenendo anche in forma privata dei riconoscimenti, probabilmente dagli stessi, no? Sì, anche dalla stessa sinistra, che si è resa conto che forse non era il caso di fare quella proposta. Senta, andiamo verso la conclusione con due temi importanti. Un'attenzione particolare nei confronti del mondo delle carceri. Siete stati sempre insieme all'onorevole Tosi, insieme all'ex senatrice Bisinella, insomma, in visita anche a Montorio, portando anche del materiale per il rinnovo dei bagni, con le piastrelle, le ceramiche. Ecco, un'attenzione che non è scontata, no? Come mai nasce questa sensibilità nei confronti di questo mondo che, sappiamo, viene marginato spesso dalla società, anche comunicativamente parlando? È vero, questa è stata proprio un'idea del nostro segretario nazionale Tajani, che ha chiesto che durante il mese di agosto tutti i parlamentari di Forza Italia visitassero le carceri delle loro città. Flavio Tosi e Patrizia Bisinella, che è stata senatrice, già altre volte ci sono stati e già si sono attivati loro per portare le piastrelle per i bagni, perché ci sono le docce col cemento. Io non c'ero mai stata ed è stata un'esperienza toccante, oltre per quelli, per i detenuti che sono in carcere, per le situazioni che c'è in carcere, anche per chi ci lavora, perché è vero che i detenuti sono lì con spazi dove non ci sono i pavimenti, c'è il cemento anche in certe celle. Purtroppo è altrettanto vero che chi ci lavora, se trova i detenuti in stato di tensione, è molto più difficile lavorarci. Per cui io mi sono impegnata e mi sono già attivata, sto solo aspettando che mi diano riscontro per portare dei pavimenti da mettere nelle celle. Poi, ecco, quello che è molto triste nella nostra città e che bisognerebbe fare anche un tavolo di confronto è che ci sono troppi pochi detenuti che lavorano. Abbiamo solo qualche decina di detenuto che lavora su 580, quando a Padova la metà lavora. E poi ho visto che sono state bloccate anche tante iniziative che c'erano comunque nella nostra città per far vivere un pochino il carcere. Ecco, non dimentichiamoci mai che se creiamo una situazione accettabile all'interno del carcere, chi ci lavora lavora meglio. Se noi invece creiamo situazioni che portano tensione all'interno dei detenuti, abbiamo visto anche in altre città d'Italia in questi giorni, chi ci lavora lavora in situazioni veramente precarie, a volte di emergenza e grande anche di emergenza. Guardiamo solo caldo, ci saranno stati 50 gradi quando sono andata, veramente da svenire. C'erano i detenuti con 50 gradi, ma c'era anche chi ci lavora, vero? Anche le guardie, certo, sono lì in quella situazione. Certo. Chiudiamo con un altro argomento che ha sollevato in particolare Forza Italia, che è il tema dello Ius Scholae. Lei è stata sindaco di Bussolengo, 20.000 cittadini, quindi ha avuto a che fare con diverse generazioni anche di
stranieri che si sono integrati perfettamente nella comunità bussolenghese. Ecco, cosa ne pensa di questo tema? Ma grazie di questa domanda, perché c'è stata molta polemica in questa parte estiva sul fatto che il ministro Tajani abbia proposto lo Ius Scholae, che è vero che non è nel programma di governo. È altrettanto vero che il nostro grande segretario Tajani si è reso conto che la situazione è cambiata, e attenzione, perché lo Ius Scholae è molto più restrittivo rispetto all'attuale legge, perché oggi, e i sindaci lo sanno bene, se c'è una persona che si sposa con una straniera, questa straniera, che spesso non sa neanche la lingua italiana, dopo 3 anni diventa cittadina straniera e si porta il figlio 18enne che diventa anche lui cittadino straniero e magari non sa una parola di italiano. Lo dico perché ho sposato delle persone, certo, così, e poi succede che magari questi dopo 3 anni si separano, ne prende un'altra che anche questa diventa cittadina italiana, perché ci sono queste situazioni, io le ho vissute. La Ius Scholae invece dice che dopo 10 anni di formazione scolastica la persona diventa cittadino italiano, il che vuol dire che se inizia a 6 anni a fare scuola, a 16 anni diventa cittadino italiano, ma nel frattempo ha imparato la lingua, ha imparato i nostri usi e costumi. Certo. Magari è vero che troverà anche delle situazioni di conflittualità all'interno della famiglia, e qui bisogna che i servizi sociali ci lavorino, è verissimo. Certo. Questo, però è altrettanto vero che dopo 10 anni di scuola una persona riesce a conoscere meglio il nostro paese e anche la nostra cultura. Grazie onorevole, potremmo stare qui ancora molto, perché sì, i temi da trattare, sanità, magari lo faremo in un'altra, sì, puntata dedicata. Molto volentieri, vengo sempre volentieri da voi. La ringraziamo per intanto ciò che ci ha anticipato su vari temi, dalle infrastrutture, dicevamo, al mondo assicurativo, ma anche questo tema dello Ius Scholae e del carcere, che è, insomma, un ambiente sicuramente da valorizzare di più rispetto a quello che è oggi. Bocca al lupo allora per le prossime sedute parlamentari. Viva il lupo o crepi il lupo, fa lo stesso, l'importante è che vada tutto bene e soprattutto che io riesca a fare qualcosa per il territorio, perché è quello che ci tengo di più. Grazie onorevole, alla prossima. Noi lasciamo spazio alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Vuoi scaricare anche tu l'app gratuita di Radio Adige? Facile, entra nell'App Store sul tuo smartphone e cerca Radio Adige. Individua l'app con il logo, avvia il download e apri l'applicazione. Vuoi ascoltare Radio Adige in macchina? Cerca l'app sul display della tua auto, clicca play e ascolta la tua musica preferita, quando e dove vuoi. Ben rientrati in studio, proseguiamo con i temi di attualità, di politica, che derivano anche dall'appuntamento importante che interessa Verona proprio in queste ore, il G7 delle Camere Basse, cosiddette, insomma un evento internazionale di rilievo, un evento che mette alla prova anche la sicurezza della nostra città. Un buon primo tempo la scorsa primavera, adesso tornano i grandi della politica europea per discutere di temi prioritari. Tra questi anche il tema dell'immigrazione, c'è una sessione che si intitola il G7 per l'Africa e il Mediterraneo, le sfide comuni della stabilità e della crescita. Partiamo magari dal tema migratorio, dalle politiche migratorie. Per iniziare la discussione con il nuovo ospite in studio diamo il bentornato al senatore della Lega Paolo Tosato. Bentornato senatore. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, telespettatori. Tra i tanti temi, insomma, che affrontiamo in questa puntata speciale di Focus Verona Economia, con lei vorrei vedere proprio questo aspetto, dicevamo, perché la Lega ha sempre espresso una posizione netta sulle politiche migratorie, nei giorni scorsi anche uno scontro così politico, verbale, con la CEI, con il Vaticano, probabilmente per difendere quelle posizioni. Ecco, ricordiamo un po' qual è la visione della Lega su questo fenomeno, che è un fenomeno globale ormai. Ma allora, il fenomeno è inarrestabile, è un fenomeno con il quale ogni paese deve fare i conti, e noi cos'è che vogliamo? Vogliamo che questo però sia un fenomeno gestito, non un arrivo incontrollato a valanga che alimenta anche la criminalità senza alcun controllo. Vorremmo che fosse un fenomeno
controllato, che divide, diciamo, coloro che sono ben accetti, cioè coloro che vengono per lavorare, per crearsi una vita all'interno della nostra società, inserendo proprio i ragazzi anche poi in futuro nelle nostre comunità, nel rispetto delle leggi. Diverso è l'accoglienza, la volontà di accogliere coloro che invece vengono per delinquere. Sappiamo che ce ne sono molti, e qui bisogna essere fermi, duri. E poi sui flussi bisogna che ci siano delle regole. Non possiamo pensare che l'arrivo degli immigrati in Italia sia gestito dalle associazioni criminali, dagli scafisti, quindi con flussi che decidono loro in proporzioni a volte superiori anche alla capacità di accoglienza del nostro paese. Ricordo periodi di governo Renzi di qualche anno fa in cui il paese faceva fatica, i sindaci, le comunità, a gestire questi arrivi. Quindi controlli, regole, inserimento nella nostra società, questo è, diciamo, sono i criteri che noi auspichiamo. Anche perché qualcosa andrà fatto probabilmente in futuro, numeri alla mano, guardando anche al calo demografico importante, ci sono più enti, più istituzioni che richiamano a una necessità di avere dei flussi migratori controllati per far fronte chiaramente anche al sistema pensionistico, banalmente, no? E non solo. Ecco, è un po' edulcorata questa visione, allora, secondo lei? O... Sul tema pensionistico si fa tanta demagogia, perché gran parte di coloro che vengono hanno dei redditi anche molto bassi, con contributi pensionistici bassi, non sono coloro che stanno pagando le pensioni attuali o quelle future. C'è molta demagogia su questo tema. Dopodiché, al di là di questo aspetto di natura economico, io vorrei mettere in evidenza che noi dovremmo sviluppare delle politiche affinché anche i cittadini italiani da più generazioni, non solo di nuova generazione, investano il loro futuro nella famiglia. Quindi la sostituzione di cittadini italiani con cittadini da altre nazionalità è una sconfitta dal mio punto di vista. Ben venga l'accoglienza di coloro che si vogliono inserire in quantità ovviamente gestibili, ma maggiori politiche per la famiglia. Questo governo, lo ricordo, nella scorsa finanziaria qualche piccolo passo l'ha fatto, perché ci sono stati contributi importanti aggiuntivi. Poi c'è un aspetto economico e un aspetto culturale, e le due cose insieme devono andare avanti per spingere i nostri giovani a considerare ancora oggi la formazione di una famiglia un valore, un obiettivo, e la consapevolezza che la nostra società può fare passi avanti solo se ha questi valori. Su questo tema c'è anche l'argomento Ius Scholae, che ha riempito pagine di giornali, insomma, nelle scorse settimane, con posizioni anche leggermente diverse all'interno della maggioranza, in particolare Forza Italia rispetto alla stessa Lega e Fratelli d'Italia. Qual è la posizione, appunto, della Lega? Ma la nostra posizione è che non debbano essersi dei meccanismi di automatismo, cioè la proposta di Forza Italia secondo la quale è sufficiente frequentare le nostre scuole per poi, senza nemmeno farne richiesta, ottenere la cittadinanza, non la condividiamo. Noi siamo convinti che la stragrande maggioranza dei ragazzi che frequentano le scuole, che sono nati qua, abbiano tutti i requisiti per diventare cittadini italiani, ma siamo altrettanto convinti che debba rimanere la regola che questo passaggio passi attraverso una domanda, una richiesta. La consapevolezza anche di questi ragazzi di entrare a far parte a tutti gli effetti, anche in via formale, non solo sostanziale, della nostra società, al compimento del 18° anno d'età, magari dei percorsi magari più agevolati per questi ragazzi che sono nati, cresciuti e hanno sempre vissuto sul nostro territorio in continuità, senza rientri nei loro paesi per lunghi periodi. Possa esserci, al limite, ma no all'automatismo, perché nelle nostre classi ci sono tanti ragazzi in gamba che vanno d'accordo con le regole, nel rispetto dei nostri valori. C'è una minoranza che non hanno queste caratteristiche, e quindi siamo convinti che il criterio di cittadinanza debba rimanere basato sulla richiesta e accettazione di tale richiesta.
A proposito di maggioranza, c'è una partita interessante che si svolgerà su un campo regionale, mi riferisco insomma alle regionali del 2025, dove tutti i principali attori e allenatori, diciamo così, usando la metafora calcistica, del centrodestra vorrebbero schierare un proprio capitano. Chiaramente la Lega si fa forza anche del presidente uscente Zaia, che ha una grandissima popolarità, ma sappiamo che non può essere candidato nuovamente alla presidenza. Ecco, anche qui sarà un equilibrio molto delicato da mantenere in piedi. Il centrodestra ce la farà a rispettarsi a vicenda, ecco. Ma io me lo auguro. Da una parte, i numeri delle ultime elezioni politiche europee dicono che in questo momento Fratelli d'Italia ha consensi nettamente superiori alla Lega e a Forza Italia, quindi la loro richiesta è più che legittima. Dall'altra, Forza Italia è originale che, pur essendo il terzo partito della coalizione, ben distante dalla Lega, chieda la presidenza e allo stesso tempo affermi che l'autonomia va frenata, va controllata, va in qualche modo ostacolata. Quindi che in Veneto la richiesta di presidenza venga dal partito della coalizione che è contro l'autonomia non mi sembra un percorso molto rassicurante. Dall'altra, perché noi vorremmo che fosse ancora Zaia il governatore per i prossimi 5 anni? Perché una volta approvata la legge sull'autonomia bisogna intavolare la trattativa con lo Stato per ottenere materie, competenze, risorse. Al di là degli schieramenti politici del centrodestra e del loro peso elettorale, noi riteniamo che ancora oggi che la persona più indicata per raggiungere l'obiettivo sia Luca Zaia. A proposito di autonomia, insomma, avete esultato qualche mese fa per l'approvazione della legge nazionale, insomma, che da quel 2017 con il primo referendum avete portato avanti, in particolare come Lega, ed è stato un momento emozionante, l'abbiamo anche ricordato con un'intervista al tempo. Assolutamente, perché l'autonomia è ancora da realizzare, da attuare, ma ci sono stati dei passaggi fondamentali che dalla nascita della Lega ad oggi sono stati compiuti. La riforma della Costituzione del 2001, che ha inserito per la prima volta la possibilità alle regioni a statuto ordinario di chiedere e ottenere autonomia. Il referendum del 2017 del Veneto, vinto dai cittadini veneti con una maggioranza più di 2 milioni, esatto, di voti, la stragrande maggioranza, l'approvazione di una legge che dà la possibilità effettivamente di intavolare la trattativa Stato-Regione di ottenere competenze e risorse. Sono 3 passaggi fondamentali in tutti questi anni. Non vorremmo che una volta approvata la legge, in base a calcoli elettorali al sud dei partiti che puntano sulla paura per combattere l'idea autonomista piuttosto che sulla volontà di distinguersi di Forza Italia, questo percorso venga frenato. È il momento di accelerare invece, perché la legge c'è, i tempi per l'attribuzione delle competenze ci sono stabiliti dalla legge, quindi andiamo avanti e non perdiamo questa grande opportunità di rendere il nostro paese più moderno, più efficiente, con meno burocrazia, con risposte più vicine ai cittadini. Chiudiamo ricordando che lei è anche vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato e proprio all'interno della vostra commissione state lavorando per delle modifiche importanti. Ma è stata approvata in prima lettura la riforma costituzionale sul premierato in Senato, prima in Commissione Affari Costituzionali, poi in Senato, adesso è all'attenzione della Camera. È una legge che ha luci ed ombre dal mio punto di vista. La cosa positiva è che si voglia stabilire il principio del premio di maggioranza, in modo tale che, come nei comuni e nelle regioni, una coalizione che prende più voti o in un turno unico o in 2 turni dell'altra possa governare per 5 anni e sviluppare la propria azione di governo senza costringere partiti diversi a fare formazioni compromessi che non producono effetti positivi. Questo è il lato positivo. Il lato che a me non piace di quella legge, che è nella mentalità un po' di Fratelli d'Italia, è che il premio venga assegnato non alla coalizione di partiti che prende più voti, ma al candidato premier. Cioè c'è un trascinamento del premio in maggioranza dal premier alle forze politiche. Noi abbiamo una visione non leaderistica della politica e quindi questo è un aspetto che ci piace un po' meno. Vediamo se c'è l'opportunità di modificare questa norma, ed è
uno dei punti deboli, ecco, di questa proposta dal mio punto di vista. Sicuramente, insomma, ci sarà modo per smussare alcuni angoli. Il centrodestra ci ha abituato, insomma, a grandi scontri interni, ma poi anche a sintesi che hanno portato a dei risultati. Senatore, la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Per averci portato aggiornamenti importanti che riguardano la politica, in particolare la politica portata avanti dalla Lega. E alla prossima. Alla prossima. Noi adesso ci lasciamo, un piccolo spot pubblicitario, torniamo tra poco. Con l'HBB TV puoi trovare Radio Adige anche sul digitale terrestre. Collega la tua smart TV ad una rete internet, wireless o via cavo. Cerca sul digitale terrestre il canale 19, TV7 Triveneta. Premi la freccia in su del tuo telecomando e seleziona l'icona di Radio Adige. Guarda le nostre dirette e ascolta la tua musica preferita. E siamo tornati in studio per questa parte finale della puntata. Oggi giornata di G7, tanti temi che verranno trattati durante questa due giorni importantissima. Oggi la cerimonia di apertura col presidente Mattarella, domani i tavoli di lavoro. Ci sono tanti argomenti, alcuni di attualità, che andiamo oggi e in questo momento ad approfondire con la senatrice Aurora Floridia, che è una senatrice veronese di Alleanza Verdi e Sinistra, a cui diamo il benvenuto. Benvenuta, senatrice. Buongiorno a tutte e a tutti voi. Allora, iniziamo da un aspetto che la riguarda a livello personale. Lei è entrata in Senato in questa legislatura. Che emozione ha provato ad entrare a Palazzo Madama, sede del Senato, in uno dei luoghi più affascinanti e più importanti per la Repubblica Italiana? Attualmente mi sembrano che siano passati secoli da quando sono stata eletta, da quando mi è stato comunicato il risultato delle elezioni, e quindi questo arcobaleno di emozioni, dalla sorpresa al chiaramente anche al non ce l'aspettavamo, ecco, la mia elezione, ma mi sono subito rimboccata le maniche, sono partita in quarta, questa è la mia indole, perché sento molto forte questo senso del dovere e anche per il lavoro che andiamo a fare, quindi sono partita subito in quarta con tutta una serie di progetti. Dicevamo che i lavori del G7 hanno tre sessioni principali. La prima, dal titolo, l'abbiamo ripetuto più volte in questa puntata, sicurezza e sviluppo, nuovi equilibri geopolitici e accesso alle risorse strategiche. Stiamo vivendo un momento molto delicato e particolare dal punto di vista degli equilibri geopolitici. È inutile che lo sottolineiamo ancora una volta, ci sono guerre alle porte dell'Europa, paesi che sono nostri fornitori di risorse, che ovviamente hanno il coltello dalla parte del manico, come si dice, quindi bisogna stare molto attenti e vediamo per la prima volta da 70 anni a questa parte anche una pace minacciata. Quindi la politica è molto attenta in questo momento particolare storico, che dicevamo è anche fragile. Sì, stiamo vivendo un momento veramente fragile e sembra che si stiano quasi perdendo i nervi in questo senso, e il nostro compito è quello di tornare al dialogo, alla diplomazia parlamentare. Io faccio parte anche del Consiglio d'Europa, fanno parte del Consiglio d'Europa 46 paesi, e uno dei nostri compiti è proprio quello di dialogare con tutti i paesi dell'Europa, e il focus va riportato sul tema pace, sul tema anche ambasciatori di pace, sul tema disarmo, perché la violenza porta violenza e stiamo assistendo a un'escalation veramente non indifferente. Il compito della diplomazia parlamentare è poi di mettere a terra tutta una serie di accordi che vengono siglati a livello internazionale, ed è questo che purtroppo nel mio lavoro quotidiano vedo mancare nelle commissioni, anche al Senato, nell'Aula, quanto poi viene discusso va
poi implementato e va, come dire, messo a terra. E questo è fondamentale perché l'Europa è riuscita appunto per più di 70 anni a garantire la pace, e in questo senso dobbiamo assolutamente lavorare e tutti siamo chiamati a lavorare per la pace, anche gli stessi social, gli stessi canali di comunicazione che in questo momento stanno trasmettendo, comunicando più informazioni sulla guerra che sugli sforzi che si stanno facendo a livello internazionale anche per la pace. Io penso anche all'arena di pace che si è svolta a Verona, il Papa è stato molto chiaro e ha presentato anche associazioni, per esempio di donne palestinesi e israeliane che lavorano insieme per arrivare a un accordo di pace in questo senso, e ha richiamato anche la nostra responsabilità dicendo che i politici sono i maestri nel lavarsi le mani da questa responsabilità. Quindi tradire il fare, cioè di mezzo al mare, dobbiamo veramente colmare questo gap e nel 2024 abbiamo un dovere fortissimo di riportare i temi sui tavoli del dialogo. Ha fatto benissimo a ricordare l'arena di pace, perché c'era stato però quell'abbraccio anche tra due imprenditori, uno israeliano e uno palestinese. Sì. Bellissimo. E rimanendo un po' sul tema sicurezza, prima di passare a un altro tipo di sicurezza molto importante e molto attuale, ricordiamo che lei, oltre ad essere membro della 8ª Commissione Permanente Ambiente, Transizione Ecologica, Lavori Pubblici, Innovazione Tecnologica, fa parte anche della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Quindi è importante guardare la sicurezza fuori dai confini dell'Italia. C'è anche una sicurezza che va garantita entro i confini, e il fenomeno mafioso purtroppo esiste ancora, e su questo lo Stato deve sempre garantire la sua presenza e la sua forza. Esatto, e faccio presente che ho chiesto anche un'indagine conoscitiva proprio sul territorio veronese, Verona come comune capofila, e tutti i sindaci del territorio veronese hanno chiesto una sezione distaccata della DDA e della DIA, perché l'infiltrazione mafiosa non è più puntuale ma è veramente diventata una realtà, quindi è nostro compito garantire la legalità nel nostro territorio, e da quanto emerge dalle audizioni con i procuratori della Repubblica delle diverse regioni italiane, abbiamo veramente un grande problema con la cybersicurezza e anche sul lavoro che viene fatto dalle mafie adesso nel dark web. Quindi vanno stanziati, ma non solo stanziati, anche elargiti fondi per rendere più sicure le nostre reti, che sono sotto attacco per attacchi hacker che sono anche aumentati, e va fatta tanta tanta formazione e assunto chiaramente il personale. Tra l'altro la terza sessione dei lavori del G7 parla proprio di intelligenza artificiale, cybersicurezza, tutela degli interessi nazionali, il ruolo dei parlamenti nella transizione digitale. Parlavamo prima di un altro tipo di sicurezza, l'ha anticipato nella fine, nella conclusione del suo intervento, e stavamo parlando proprio di questo. I dati sono sempre più importanti, abbiamo visto nei mesi scorsi anche un attacco hacker all'azienda ospedaliera di Verona che ha tenuto sotto scacco le autorità. Insomma, dovremo abituarci ad alzare l'attenzione sempre di più anche nei confronti di questi fenomeni che possono causare danni enormi. Sì, dobbiamo alzare l'asticella anche delle tecnologie a nostra disposizione, dobbiamo averle a nostra disposizione. Come dicevo prima, serve tanta formazione, e l'intelligenza artificiale in questo senso può esserci d'aiuto. Chiaramente serve una chiara regolamentazione che possa, come dire, difendere i diritti anche di cittadine e cittadini. In questo senso l'Europa è anche capofila rispetto alla situazione internazionale, diciamo, rispetto ai diritti umani, e l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto anche per contrastare i problemi di cybersicurezza, ma anche se parliamo per esempio di questione ambientale, può essere utilissima per il monitoraggio per esempio della nostra rete idrica italiana, che
come sappiamo essere un colabrodo, oppure la gestione e il monitoraggio dei ponti che sono arrivati a fine vita. Quindi c'è tutto uno spettro di opportunità che l'intelligenza artificiale può offrire, però è anche, come dire, esposta a, veramente a dei pericoli concreti di privacy dei cittadini, di dati sensibili e anche per lo stesso paese, per la sicurezza nazionale, e quindi vanno non solo stanziati, ma lo dicevo anche prima, vanno elargiti, va fatto tanto lavoro in questo senso. Infine, dicevamo, l'ottava commissione ha tra i temi, gli ambiti, l'ambiente. Sappiamo che è un tema che le sta particolarmente a cuore, su cui si sta muovendo anche molto a livello parlamentare, in Senato, con diverse iniziative, e sempre di più questo tema sarà attuale, visto che insomma il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e sta provocando davvero dei cambi di abitudini a tutti i livelli, in maniera trasversale. Sì, ci sono parecchie iniziative in Senato che personalmente chiedo che però vengano poi discusse e anche approvate, perché al momento siamo fermi all'incardinamento di alcuni disegni di legge fondamentali. Personalmente ho presentato una legge quadro sul clima che recepisce il regolamento 1119 del 2011 del 2021 dell'Unione Europea, e che cioè siamo già in infrazione, nel senso sarebbe dovuto entrare in vigore già nel luglio del 2023, e quindi stiamo spingendo affinché il governo ascolti le istanze territoriali, le istanze di un paese, dell'economia, che chiede a gran voce un cambiamento a 360 gradi, e in questo senso serve anche una transizione culturale, perché dobbiamo veramente lavorare adesso sulla prevenzione, sulla manutenzione. Non possiamo reagire solo in caso di emergenza. L'anno scorso abbiamo avuto 378 eventi climatici estremi con 31 vittime. Quest'anno ne abbiamo già avute nei primi mesi 1000 di eventi climatici estremi, e sappiamo benissimo che è un costo che l'Italia non si può permettere, un costo economico, danni enormi all'agricoltura, all'industria, e cioè lavorando sulla prevenzione saremmo in grado di destinare le risorse all'innovazione, allo sviluppo, e ridurre addirittura del 75% i problemi legati al cambiamento climatico. Quindi è veramente fondamentale che il governo ci ascolti. Non ha messo in cima all'agenda politica, non ha posizionato la questione crisi climatica. Noi abbiamo un dissesto idrogeologico non indifferente, dobbiamo mettere in sicurezza il nostro paese. Abbiamo anche grandi problemi con l'inquinamento atmosferico, 60.000 morti premature in Italia dovute alle polveri sottili. Ecco, io non posso pensare che nel 2024 non siamo in grado di reagire a questa problematica. So che siamo invece in grado di lavorare in questo senso. Ci sono tecnologie, buone pratiche, esperti che stanno solo aspettando l'ok, il verde per partire. Quindi ecco, in questo senso mi rivolgo anche ai colleghi e alle colleghe di governo per accelerare un processo che ci viene chiesto dall'Italia. Mi permetto un ultimo riferimento, visto che lei, dicevamo, è veronese, al momento della candidatura era consigliera comunale di Malcesine, lo è ancora consigliera No. Abbiamo una nuova amministrazione. È vero, è cambiato sindaco nel frattempo. Sì. Dicevamo, però conosce molto bene una questione ambientale, economica, che è quella del lago di Garda. Vorrei magari in conclusione un suo pensiero su questo patrimonio, dicevamo, che noi veronesi abbiamo e che ha mostrato negli ultimi anni in particolare anche alcune fragilità, tornando un po' al discorso iniziale. Un patrimonio che va assolutamente preservato sotto tutti i punti di vista.
Abbiamo un patrimonio, il Lago di Garda, che ci viene invidiato a livello internazionale, un paradiso naturalistico eccezionale e fonte anche di guadagno, perché è uno dei motori più importanti del turismo, fa 25-27 milioni mi sembra di turisti all'anno, superiore a una Sicilia e a una Sardegna, una Calabria mi sembra, e abbiamo però delle difficoltà rispetto al fenomeno dell'overtourism e abbiamo delle problematiche legate al Lago di Garda in sé, all'acqua, al collettore, e il subacquale sta arrivando a fine vita, quindi è necessario avere dei fondi per completare i lavori di collettamento nella parte venonese, ma abbiamo anche bisogno di dialogare con i colleghi della Lombardia che ancora non hanno un progetto esecutivo per garantire la qualità dell'acqua e abbiamo ancora tanti sversamenti in questo senso e di questo tema mi sto occupando. E ultimamente stiamo registrando anche un aumento della cementificazione che rende diciamo ancora più fragile il nostro territorio e noi abbiamo bisogno di offrire una qualità di vita sia ai residenti ma anche ai turisti che visitano il nostro Lago di Garda. E, dopodiché abbiamo anche la questione della pista ciclabile che si vuole costruire questo anello, ma in tratti molto pericolosi con una forte incidenza di dissesto idrogeologico. Abbiamo avuto anche tante frane gli ultimi mesi e anche in questo senso sto lavorando perché abbiamo bisogno di garantire la sicurezza e l'incolumità a chi transita sul Lago di Garda. Dopodiché abbiamo tutta una serie di temi da affrontare che si possono affrontare come anche la viabilità eccetera, ma penso di aver dato un'idea di quali sono le tematiche di cui mi sto impegnando. Certamente, insomma, potremmo stare qui tutta sera, senatrice. Sì, delle ore. Ora, quindi sì. Va benissimo, ha fatto bene a sottolineare anche questi punti, insomma, che riguardano in particolare il territorio da cui proviene. La ringraziamo per averci aggiornato sulla sua attività da senatrice, la sua attività parlamentare, preziosa e preziosa anche per gli interessi di Verona, insomma, che è la nostra città e quindi va in qualche modo guardata anche con un occhio di riguardo, dai, possiamo dirlo da veronesi. Esattamente, esattamente. La ringrazio, vi ringrazio per l'invito e a presto e buon lavoro. Grazie, senatrice. Noi lasciamo spazio a un po' di pubblicità e torniamo per la chiusura della puntata. Hey Siri, apri Radio Adige. E abbiamo sentito pochi minuti fa Aurora Floridia, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, e abbiamo anche ascoltato tutte le altre voci dei protagonisti parlamentari ed europarlamentari veronesi che ringraziamo per aver accettato l'invito ad essere qui presenti in occasione anche di un appuntamento come il G7 che prosegue domani, lo ricordiamo, dopo l'inaugurazione di oggi con le sessioni di lavoro, temi trasversali che abbiamo toccato anche questa sera nella nostra puntata speciale di Focus Verona Economia. Troverete poi tutte le interviste che avete ascoltato e visto questa sera sul sito veroneconomia.it e riprese anche sul settimanale Verona Economia 7 in uscita gratuitamente su WhatsApp e via mail sabato. Non mi resta altro che darvi appuntamento a giovedì prossimo, parleremo di intelligenze artificiali sempre alle ore 21:15, sempre su Radio Adige TV. Grazie per averci seguito.